se dovremmo dare un tetto ai corpi senza bacio proprio ecco. Ok, allora questa si fa così. Metà di voi devono fare questa. Alle anime perse. Questa è metà, la mia parte sinistra fa questa. Uno, due, tre. Alle anime perse. Ok, perfetto, bravissimi. Gli altri invece fanno così. Alle anime perse. Sì, si può fare. Oh, è il decimo concerto che facciamo. Questo l'hanno fatto tutti e Milano non lo fa. Alle anime perse. Dovremmo dare un tetto ai corpi senza bacio proprio e tu. Alle anime perse. Dovremmo dare un tetto ai corpi senza bacio proprio e tu. Figlia di quel ragazzo che nessuno ha visto più. Passato 20 anni fa e non tornato ancora. Si divertì con sua madre come sapeva fare, lasciandola addormentata a sorridere, a sognare. Alle anime perse dovremmo dare un tempo ai corpi senza bacio proprio letto. Alle anime perse dovremmo dare un tetto ai corpi senza bacio proprio letto. Silenziosa come la neve, bianca come la luna, la pelle di sua madre, gli occhi di suo papà. Un uomo che non ha conosciuto, sul quale fantasticare, un capitano, un pilota, l'avrebbe voluto incontrare. Alle anime perse dovremmo dare un tetto ai corpi senza bacio proprio letto. Alle anime perse dovremmo dare un tetto ai corpi senza bacio proprio letto. Più di 14 anni, un uomo arrivò dalla strada, la prese in mezzo all'erba, a qualche metro dal mare. Prima un po' di paura, poi un fremito e si lasciò andare con un uomo senza nome, che le insegnò a baciare. Come arrivato partì senza mai più tornare, le l'aspettò dritta in piedi fra la strada e il mare. Si disperava perché aveva sempre fame, le baci che non trovava più e che erano come il pane. Alle anime perse dovremmo dare un tetto ai corpi senza bacio proprio letto. Alle anime perse dovremmo dare un tetto ai corpi senza bacio proprio letto. Storie come questa non da raccontare, che questa notte me la faremo passare, e passerà la fame, e passerà la guerra, e il deserto di ragioni che ci hanno dato da attraversare. Di storie come questa non da raccontare, se mi vuoi ascoltare, se mi vuoi ascoltare.